La rubrica Raggi di Sole ti presento oggi una grande missione, una riflessione degli amici di praisemelody.com. Spesso mi trovo a pensare come sarebbe stato vivere nella stessa generazione di Gesù. Mi sono sempre sentita quella sfortunata che è nata 2000 anni dopo Gesù. Non l'ho mai potuto incontrare di persona, no? Ma a pensarci meglio, Gesù è stato sulla terra soltanto per una trentina d'anni e molti di quelli che l'hanno conosciuto hanno avuto questa grande responsabilità di tramandare la storia nelle prossime generazioni. Insomma, le persone che non hanno mai visto Gesù sono molte di più di quelle che hanno incontrato Gesù o magari l'hanno visto camminare per strada. Dico questo per dire cosa? Che la Bibbia è uno strumento veramente potente nelle nostre mani, perché è uno dei modi migliori in cui noi possiamo conoscere Gesù per chi era e per quello che faceva. In Matteo 28, versi 19 e 20, Gesù lascia una grande missione ai suoi discepoli prima di lasciare la terra. Dice: andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Sai, questo mi ricorda che la Bibbia è stata scritta con me e te in mente. È stata scritta per quelle persone che non avrebbero mai incontrato Gesù, ma che volevano sapere qualcosa di Gesù. Insomma, quando Gesù lasciò la terra, lui sapeva che non avrebbe lasciato i discepoli a mani vuote, ma avrebbe lasciato i discepoli con questa grande storia da raccontare. Quindi il nostro compito è di ascoltare quella storia, crederci e continuare a raccontarla. Dio ti benedica.